regolamento, all'articolo 42, la tariffa mi riferisco alle ONLUS. Il testo recita in questo modo: la tariffa è altresì ridotta al 10%, quindi è corretto, perfetto. Non è un refuso, ok. Grazie consigliere Verotanza. Allora, su questo regolamento, ovviamente, esprimiamo il nostro parere favorevole, che vengono introdotte delle modifiche volontarie che ovviamente incidono non pesantemente sul bilancio. Introducono delle agevolazioni per alcune, soprattutto insomma in termini di cosiddetta equità sociale di confronto con le famiglie con portatori di handicap. E su questa proposta di aggiungere al famoso al comma 3 di quell'articolo 42, aggiungere con ISEE inferiore ai 15.000 euro, non penso che ci sia una valutazione contraria, anzi io penso che si possa favorevolmente accettare. Per quanto invece riguarda le altre proposte di emendamento, io ritengo che, a parte che sarebbe stato opportuno che anche questa maggioranza avesse avuto un po' di tempo a disposizione per analizzare e approfondire le proposte meritorie che vengono fatte dalla minoranza, per cui francamente questa sera io non me la sento di poter esprimermi su delle proposte serie, su delle proposte che introducono dei principi condivisibili, proprio perché non ho gli elementi che mi consentono di approfondire queste proposte, per cui potrei sicuramente commettere qualche errore anche alla luce delle perplessità espresse anche dal funzionario responsabile dell'ufficio del Comune. Per cui, mentre per quell'emendamento sull'ISEE non ci sono assolutamente problemi, su tutti gli altri emendamenti che personalmente condivido, ritengo che ci debba essere un approfondimento nelle commissioni competenti affinché queste proposte si traducano in modifiche sostanziali da apportare al regolamento per quello che sarà l'anno prossimo, in quanto possiamo valutare bene quelli che sono gli effetti di queste decisioni sul bilancio e quindi possiamo effettivamente introdurre delle modifiche che possono agevolare l'imprenditoria giovanile, possono agevolare il bed and breakfast, anche se su questo punto penso che ci saranno dei cambiamenti di rotta, perché non possiamo, a mio avviso, ritenere esaustiva questa prima sentenza della Cassazione. Ma tutto questo io penso che meriti la dovuta attenzione, ma penso che con altrettanta concretezza, per dare anche voto a tutti noi di approfondire con voi queste proposte che, se fossero state fatte in commissione, penso che avremmo anche noi avuto modo di condividere, ma certamente stasera non ritengo che ci sia il tempo per poterle approfondire e quindi per poter anche votarle consapevolmente. Ritengo che su questo vada fatto un lavoro serio, un lavoro approfondito che ci consente, ripeto, di prevedere quelli che sono gli impatti sul nostro bilancio e farli in maniera coerente a quelli che sono anche i principi contabili. Detto questo, io ritengo che questo regolamento, con queste piccole modifiche, oltre a quelle legali introdotte dalla legge di stabilità, ma soprattutto quelle volontarie, ci consentono, in un clima, non dimentichiamolo, di grande difficoltà degli enti, in un momento in cui viene introdotto il principio del bilancio armonizzato, che sta mettendo a dura prova i bilanci di tutti i comuni, per cui bisogna sì preoccuparsi di introdurre degli elementi di equità sociale, ma bisogna altresì preoccuparsi di tenere i conti in ordine dei comuni, e questo riguarda anche il nostro comune. Per cui il lavoro di cui parlavo prima, il lavoro serio, che fa riferimento anche
anche di sé, e anche noi avevamo pensato di introdurre il sé su altre categorie sociali, perché io, questo è un ragionamento che faccio a voce alta, cioè vi sono tanti mancati pagamenti per quanto attiene la tassa rifiuti, perché noi dobbiamo pur interrogarci sui motivi che, a fronte di un aumento vistoso della produzione di rifiuti, c'è una riduzione di utenze, quindi di conseguenza aumentano i rifiuti ma diminuiscono le utenze domestiche. Quindi su questo, ovviamente, interrogandoci si arriva alla conclusione che qualcuno non paga, e quindi quel carico della tassa rifiuti, che deve essere coperto al 100%, viene spalmato su chi effettivamente paga. Quindi su questo ci dobbiamo interrogare. E allora, se è vero come è vero che si può pensare che vi sono delle categorie sociali fortemente penalizzate dagli stipendi, dalle pensioni, perché noi paghiamo pensioni che si aggirano intorno ai 500-600 euro al mese, allora io mi interrogo: una persona di queste, un pensionato sociale che vive con 600 euro al mese, come può sostenere una tassa rifiuti come quella che noi imponiamo? Quindi io penso che in alcuni casi ci possa essere anche il mancato pagamento da parte di categorie sociali meno abbienti. Quindi io penso che su questo sia da fare un ragionamento serio e di pensare anche a un'ISEE che riguardi queste categorie. Però per questo va fatta un'approfondita verifica, vanno fatti degli studi seri affinché, visto che il 100% deve essere comunque coperto, quindi se non paga qualcuno deve pagare qualcun altro, io penso che tutto il regolamento che disciplina la TARI, in particolare il regolamento IUC, debba essere frutto di una approfondita verifica che penso si possa fare, come diceva il collega Colonna, nel corso del tempo, ma certamente non in una serata. Quindi penso che su questo ci dobbiamo concentrare, come ci dobbiamo concentrare sulla necessità ineludibile e non più rinviabile di potenziare l'ufficio tributi, perché se noi non riusciremo, al di là dei regolamenti, ad incrementare le entrate, quindi a recuperare dall'evasione che in effetti c'è sul pagamento della SAS tributi, non potremo concedere quelle agevolazioni in favore delle categorie meno abbienti, perché lo diceva prima il collega, nel momento in cui qualcuno va a prevedere un'agevolazione deve indicare anche da quale capitolo dobbiamo finanziare questa agevolazione, perché è una minore entrata che va coperta con una maggiore entrata, per cui se non paga uno deve pagare l'altro. Quindi alla luce di tutto questo, quindi io ritengo che sia soddisfacente quella, la proposta dell'amministrazione in ordine alle due modifiche, quella delle onlus, delle associazioni onlus e dei nuclei familiari con portatori di handicap, e ritengo personalmente che si possa assolutamente condividere la proposta di emendamento da parte del collega Vincesilao con l'indicazione di un ISEE inferiore ai 15.000 euro che si aggiunge a una patologia pari o superiore al 74%, mentre ritengo che per gli altri emendamenti, benché pienamente condivisibili, gli stessi meritino un approfondimento che possiamo fare, diciamo, dopo l'approvazione di questo regolamento. Grazie. Prego, Presidente. Grazie Presidente. Io comprendo tutti gli approfondimenti possibili di un consigliere di operanza. Voglio solo ricordare che abbiamo cominciato ad approcciarci a questi temi in commissione venerdì, e noi venerdì in commissione avevamo avuto la mail con i documenti di questo consiglio comunale un'ora prima, quindi non capisco quali approfondimenti potevamo fare in commissione, tant'è che in commissione abbiamo chiesto dei chiarimenti al dottor Corella riguardo in particolar modo l'incidenza che queste due agevolazioni hanno sul bilancio. Lunedì mattina una nostra delegazione ha avuto un confronto presso l'ufficio del dottor Corella proprio per approfondire determinati aspetti,
martedì abbiamo cominciato a verificare quelle che potevano essere le proposte, ripeto, non campate in aria giusto per venire a proporre qualcosa in consiglio, ma dando un segnale importante, dando la possibilità ai colleghi di maggioranza di approfondire la questione per tutto il tempo che ritenete opportuno, fermo restando il principio che si tratta di emendamenti, passatemi il termine, a saldi invariati. Non abbiamo richiesto qualcosa di impossibile. Mettiamo la limite ISE sul giusto abbattimento per le famiglie con portatori di handicap gravi, quelle economie le utilizziamo per un plafond sull'imprenditoria giovanile, forse anche parte di quel plafond. L'altra per l'utenza domestica non riguarda questo piano finanziario. L'altro emendamento, lo ricordo, può essere valutato, è quello dei bed breakfast, ma non è di nostra filiazione, ma va solo a rimarcare quella di una sentenza della Cassazione che potrà essere modificata, ma per il momento è quella. L'altro emendamento, forse abbiamo dimenticato, riguarda l'adeguamento dell'entrata in vigore, dell'utilizzo dei fabbisogni standard al 2018. Quindi io credo che se la volontà del Consiglio è condivisa, così come mi pare di capire, credo che tutti quanti dovremmo dare un segnale di novità, dovremmo dare un segnale di speranza a determinate categorie, dovremmo dare anche un segnale di impulso a quelle famiglie dicendo loro facciamo una raccolta differenziata perché così risparmiamoci, perché penso che qualcuno ancora non l'abbia capito questo concetto, vero assessore, e quindi credo che siano assolutamente emendamenti che, se vogliamo, possiamo approfondire, verificare se possono essere votati o no. Ma giusto per precisare che non c'è la volontà di venire in consiglio e di venire col piatto pronto, che questi sono gli emendamenti. Noi venerdì non è così. Li ho conosciuti stasera. Ma cioè, ma non potevamo conoscerli prima, in quanto venerdì noi non avevamo ancora i provvedimenti in mano. Lei conferma, venerdì non avevamo ancora. Cioè c'è stata inviata via mail un'ora prima la mail con l'elenco del contenuto del provvedimento. No, non conoscevo il piano finanziario, non conoscevo le modifiche al regolamento, quindi che cosa dovevo proporre? Noi abbiamo basato le nostre su quelle che sono state le proposte dell'amministrazione, non ce ne siamo andati, autonomamente. Quindi non conoscendo le abbiamo approfondite in questo senso. Mi permetti. Assolutamente, ma io l'avrei voluto fare, ma purtroppo venerdì non era impossibile, perché non conoscevamo i provvedimenti, il contenuto dei provvedimenti, non conoscevamo l'incidenza che quelle decisioni avevano sul bilancio, quindi gli emendamenti, veramente a quel punto ci mettevamo a proporre emendamenti così campati per aria, invece questo non è il nostro obiettivo. L'obiettivo nostro è quello di dare un contributo al Consiglio Comunale. Penso che sia stato assolutamente lineare. Se avessimo voluto, sicuramente la nostra intenzione l'avremmo proposto di venire in commissione, ma così non è stato possibile. Purtroppo non faccio nessuna colpa a nessuno, era giusto per precisare tranquillamente questo. C'è una richiesta di sospensione per questo punto? Per il consigliere la richiesta di sospensione c'era la richiesta di sospensione possiamo votare su questa proposta di sospensione. Votiamo la proposta di sospensione. Non c'è fatto, l'ha già fatto il desiderato quando abbiamo avuto la minoranza. Siamo. La proposta che ha fatto il consigliere di Giacomo, il desiderato per tutti.
praticamente